o quantomeno se ci giriamo verso i vicini del fondo, se no sembriamo a casa mia. Ci metto. Dove volete stare? Ragazzi, però no, no, scusate. Se no blocchiamo la strada qua. Facciamo passare le macchine, se no mi si incazza. Blocco stradale, la denuncia per blocco stradale a Messina, poi ce l'ho. Salvini, com'è la situazione con il governo in questo momento della crisi dell'Afghanistan? Ci siete? Sì, parto da Messina, poi chiedetemi quello che... Ieri ero nel cuore del parco dell'Aspromonte, ho incontrato i sindaci, gli agricoltori, i cittadini, i volontari che stanno combattendo contro i criminali che bruciano vita e natura, e la Regione Calabria già oggi interverrà, e ritenevo mio dovere unire Calabria e Sicilia anche nel fronte lotta agli incendi, venendo a portare omaggio ai vigili del fuoco di Messina, ringraziandoli per quello che hanno fatto. Ho già sentito il presidente Draghi, occorre aumentare in uomini e mezzi, perché non è possibile che ogni estate si ripeta la stessa tragedia, quindi aumentare le pene nei confronti dei criminali che incendiano, però assumere più vigili del fuoco e soprattutto cambiare mezzi, perché i canadere e gli elicotteri che volano a volte volano solo perché fanno dei miracoli. E quindi bisogna investire, ci sono questi benedetti fondi europei, questa è prevenzione, tutela dell'ambiente, è vita. Quindi Calabria e Sicilia unita nella lotta agli incendi, e io ho preso il traghetto, spero presto unite anche da un ponte, che sarebbe un'opera straordinaria a livello mondiale, farebbe risparmiare tanto inquinamento, tanto tempo, e porterebbe l'immagine della Sicilia, della Calabria e dell'ingegneria italiana in tutto il mondo. Quindi faremo l'impossibile perché con i soldi che l'Europa ci manda si faccia anche questo benedetto ponte, che sarebbe un bellissimo segnale. Salvini, sul Green Pass, cosa avete? Si vorrebbe imporlo anche per l'ingresso negli uffici pubblici, poi Garanzia glielo ha impedito, lei cosa pensa? Io spero che i dati in Sicilia e in tutta Italia da qui a settembre siano in miglioramento, come auspicabile. I cittadini stanno dimostrando enorme buon senso rispetto delle regole, si stanno liberamente vaccinando a decine di milioni, quindi io spero che non servano nuovi obblighi, nuovi limiti, nuove chiusure, nuovi divieti, sia in Sicilia che nel resto d'Italia, perché siamo nel pieno dell'agosto e spero che questa straordinaria terra accolga tanti e tanti turisti, turisti che pagano, non turisti che sbarcano, come purtroppo mi segnalano anche nelle ultime ore. A Sicilia sembra che sarà il vostro candidato alla presidenza della regione, ci sarà Cadeno De Luca? Noi come Lega lavoriamo con gioia e impegno ancora per un anno e poi ne parleremo nel 2022. Di chi si candiderà, io penso che la Lega sarà forza trainante, non solo perché ormai in assemblea regionale con l'ingresso dei nuovi 4 deputati siamo ormai una forza determinante, ma perché io penso che quello che ha fatto la Lega per la Sicilia si moltiplicherà, e quindi avere l'ambizione, non una pretesa, avere l'ambizione che sia la Lega, insieme ovviamente agli alleati del centrodestra, perché l'unità del centrodestra è fondamentale per quello che mi riguarda, però a indicare il prossimo presidente di regione, per me è un obiettivo assolutamente a portata di mano. Di Luca non vi piacerebbe? Io con il sindaco di Messina messaggio regolarmente sui problemi di Messina, però non abbiamo mai affrontato tematiche regionali, ripeto. Ne parleremo nel 2022, adesso lavoriamo. Oggi lo incontra? No, oggi ho ritenuto mio piacere, mio dovere portare da ex ministro dell'interno italiano l'onore e il ringraziamento ai Vigili del Fuoco, anche perché ahimè questa è una delle sedi messe peggio, e quindi occorre investire, perché non basta dire grazie ai pompieri, viva i pompieri. Sembrerebbe che la prossima settimana la Sicilia diventerà zona gialla. Spero cosa di no. Cosa si può fare per quanto riguarda gli sbarchi che potrebbero incidere su questo? Ma il problema è che non si può chiedere il Green Pass per andare in pizzeria o in spiaggia o in piscina a Messina, a Catania o a Palermo e poi far sbarcare migliaia di persone da paesi dove il vaccino non esiste. Per quello che riguarda l'Afghanistan è incredibile che si perdano altri giorni, che i ministri vengano a riferire non immediatamente ma settimana prossima in Parlamento. Accogliere in Italia le decine, alcune decine di persone che hanno collaborato con la nostra ambasciata, mi sembra doveroso,
però nessuno ci venga a parlare di migliaia o decine di migliaia di afghani da accogliere in Italia, visto che... Pessimo, pessimo. Ripeto, ci sono... noi in Italia abbiamo già accolto e raccolto 35.000 clandestini in questa parte di 2021, quindi gli altri paesi europei facciano il loro. Io so che c'è un avvicinamento alla Sicilia, una nave che batte bandiera norvegese. Il ministro dell'interno faccia il favore di chiamare in Norvegia, perché ognuno si faccia carico delle sue responsabilità. Ripeto, non si possono limitare gli spostamenti, la vita e il turismo dei siciliani e nello stesso tempo far sbarcare migliaia di persone senza nessun controllo. Grazie.